Buongiorno ragazzi, in questa prima video lezione su Firenze, analizzeremo insieme il testo proposto alle pagine 184-185 del vostro libro di testo fino a Piazza della Signoria. Nella prossima video lezione, che sarà invece caricata dopodomani, affronteremo insieme dagli Uffizi, pagina 185 fino alla pagina 186. A pagina 184 troviamo come sempre un brevissimo fact file alla vostra sinistra, quindi con sintetiche indicazioni sull'area, quindi region, area, river, geographical position, how to get there and how to go around the city. Il titolo proposto dal vostro testo è The Open Air Museum, il museo all'aria aperta. Inizia con un lungo paragrafo introduttivo che propone un excursus storico sulla città di Firenze, che però noi non faremo. Noi inizieremo a leggere e quindi voi inizierete a studiare da What to See. Quindi il primo paragrafo potete anche non prenderlo in considerazione. What to See. Historic Florence is a surprisingly compact area, where the major landmarks can be easily reached on foot. Strolling through its narrow streets evokes tales of the past. Medieval dyers changed the color of wool in caldaie on Via delle Caldaie. Renaissance calzaiuoli handcrafted fine shoes in workshops on Via dei Calzaiuoli, and tanners created terrible smells, turning animal skin into leather on Via della Croce, della Conce. Allora, la Firenze storica è un'area sorprendentemente compatta in cui i punti di interesse principali, major landmarks, possono essere facilmente raggiunti a piedi. Strolling through, quindi passeggiando attraverso its narrow streets, le sue strette viuzze, evoca, crea, evoca, quindi ci riporta alla mente storie passate. I tintori medievali, tu dye vuol dire tingere, dye è anche la tinta dei capelli, quindi i tintori medievali cambiavano il colore alla lana nelle caldaie in Via delle Caldaie. I calzaiuoli rinascimentali producevano a mano, handcrafted, facevano a mano scarpe molto belle, fine shoes, in botteghe artigiane, workshops, in Via dei Calzaiuoli. E i conciatori creavano dei terribili odori, trasformando, turning animal skin, la pelle degli animali, into leather, in pelle, in Via delle Conce. Poi abbiamo la proposta del What to See, con Santa Maria del Fiore and the Baptistry, Santa Croce, Santa Maria Novella, Piazza della Signoria. Santa Maria del Fiore, the Duomo, is the city's historical and geographical focus, ideally placed to explore the Campanile, Baptistry and Museo dell'Opera del Duomo. It was created by Arnolfo di Cambio in 1296, but only in 1436 was it crowned with Brunelleschi's famous cupola, dome. His dome, a symbol of Florence, is a majestic structure from the top of which you will get a wonderful panoramic view of the city and also of the interior of the cathedral. Inside the dome, visitors can admire the Last Judgment frescoes by Vasari, completed by Zuccari. The only way to see the inside of the dome is to climb its 463 steps. There is no elevator. The cathedral mixes Romanesque and Gothic elements, while the imposing dome by Brunelleschi is a typical product of the Renaissance period. The neo-Gothic facade was reshaped in the 19th century, echoing the style of Giotto's campanile. Beside the cathedral's facade stands Giotto's campanile, bell tower, covered with white, green, and pink Tuscan marble. Designed by Giotto in 1334, it was completed by Pisano in 1359. The three apses, crowned by smaller copies of the dome, have five chapels each. The 15th century stained glass is by Ghiberti. Opposite the facade of the Duomo is the octagonal baptistry of St. John. It is an example of Romanesque architecture in white and green marble,
Built over the ruins of a Roman temple, it is thought to date back to the 4th century, making it one of Florence's oldest buildings. Ok, Santa Maria del Fiore, il Duomo, è il centro storico e geografico della città, piazzata, posizionata idealmente per esplorare il campanile, il battistero e il museo dell'opera del Duomo. Fu creato il Duomo da Arnolfo di Cambio nel 1296, però solo nel 1436 fu coronato dalla famosa cupola di Brunelleschi. La sua cupola, il vostro libro di testo lascia il termine in italiano, cupola, che in inglese si dice dome. La sua cupola, simbolo di Firenze, è una struttura maestosa dalla cima della quale puoi ottenere una bellissima vista panoramica della città e anche dell'interno della cattedrale. Internamente alla cupola i visitatori possono ammirare gli affreschi col giudizio universale di Vasari, completati poi successivamente da Zuccari. L'unico modo di vedere l'interno della cupola è di percorrere a piedi, quindi scalare, climb, i suoi 463 gradini, perché non c'è l'ascensore. La cattedrale mescola elementi gotici e romanici, mentre la cupola imponente del Brunelleschi è un prodotto tipico del periodo rinascimentale. La facciata neogotica fu ridefinita nel XIX secolo, quindi nel 1800, riprendendo lo stile del campanile di Giotto. Ok. Al di là di beside, al di là di, quindi a fianco della facciata della cattedrale, troviamo il campanile di Giotto, campanile italiano, bell tower, il termine in inglese, ricoperto di marmo toscano bianco, verde e rosa. Non so se siete mai stati a Firenze, ma è di una bellezza pazzesca che assolutamente queste foto non rendono. Bisogna vederlo alla luce del sole, ci sono delle sfumature di colore meravigliose e cambiano a seconda della situazione atmosferica. Progettato da Giotto nel 1334, fu completato da Pisano nel 1359. I tre absidi, incoronati da piccole copie della cupola, hanno cinque cappelle ciascuna. Le vetrate stained glass sarebbero le vetrate colorate. Le vetrate del 1500, del XV secolo, quindi del 1400, sono di Ghiberti. Di fronte alla facciata del Duomo troviamo il battistero ottagonale, il battistero di San Giovanni. È un esempio di architettura romanica in marmo bianco e verde, costruito il battistero sulle rovine di un tempio romano. Si ritiene, it is thought, che risalga, date back, al IV secolo, rendendolo uno degli edifici più antichi di Firenze. Ok, let's move on to Santa Croce. Now, vedete nella mappa Santa Maria del Fiore with Giotto's Bell Tower, so the Duomo of Firenze, and then we are moving to Santa Croce. To the east of the Duomo lies Santa Croce, home to frescoes by Giotto and the tombs of some of Florence's greatest men, such as Michelangelo, Galileo and Machiavelli. The church and cloisters are from the 13th and 14th centuries. The Neo-Gothic campanile was added in 1842 after the original was destroyed in 1512 by lightning. In the cloister alongside the church stands the Cappella dei Pazzi, a Renaissance masterpiece designed by Filippo Brunelleschi, remarkable for the harmony of its decoration.
Ok, a est del Duomo troviamo Santa Croce. L'AIS letteralmente giace, quindi si trova Santa Croce, che ospita affreschi di Giotto e le tombe di alcuni tra i più grandi uomini di Firenze come Michelangelo, Galileo e Machiavelli. La chiesa e i chiostri sono del XIII e XIV secolo, quindi 1200-1300. Il campanile neogotico fu aggiunto nel 1842 dopo che l'originale venne distrutto nel 1512 da un fulmine. Nel chiostro, tutto intorno alla chiesa, troviamo la Cappella dei Pazzi, un capolavoro masterpiece rinascimentale progettato da Filippo Brunelleschi, notevole, remarkable, per l'armonia della sua decorazione. Santa Maria Novella. The church and adjoining monastery, which lie to the west of the Duomo, were founded in the 13th century by the Dominicans. The lower Romanesque part of its facade was incorporated into one based on classical proportions by the pioneering Renaissance architect Leon Battista Alberti in the 15th century. The Gothic interior contains superb frescoes, including Masaccio's powerful Trinity. The famous Green Cloister is frescoed with perspective scenes by Paolo Uccello. Allora, Santa Maria Novella, which is to the west of the Duomo, very close to the Duomo, easily reachable on foot, so very close to the Duomo, and also the closest to the stazione Firenze Santa Maria Novella. So if you go to Florence by train and you arrive at Santa Maria Novella, in a couple of minutes you will reach Santa Maria Novella on foot. And then in 5 more minutes you can reach the Duomo because they are really close to each other. Quindi la chiesa e il monastero ad essa unito, congiunto, che si trovano ad ovest del Duomo, furono fondati nel XIII secolo dai Domenicani, dai frati Domenicani. La parte più bassa romanica della sua facciata fu incorporata all'interno di una basata su proporzioni classiche dal pioniere architetto rinascimentale Leon Battista Alberti nel 1400, nel XV secolo. L'interno gotico contiene degli affreschi superbi che includono la potente Trinità del Masaccio. Il famoso chiostro verde è affrescato con scene in prospettiva di Paolo Uccello. Piazza della Signoria. If you follow the animated Via dei Calzaiuoli south of the Duomo, you soon reach Piazza della Signoria. Here rises Palazzo Vecchio, Florence's town hall, at the heart of Florence's political and social life for centuries. Palazzo Vecchio, or Palazzo della Signoria, is an impressive example of a medieval public place from the late 13th century, but it has a Renaissance interior which is in complete contrast with the outside. The piazza's statues, some are copies, commemorate the city's major historical events, for example, Ammannati's Fontana di Nettuno, 1575, with the Roman sea god surrounded by water nymphs, commemorates Tuscan naval victories. However, its most famous event is celebrated by a simple pavement plaque near the loggia, the execution of the religious leader Giacomo Savonarola, who was burned at the stake. Flanking the piazza is the 14th century Loggia dei Lanzi, in which there are such world-renowned statues such as Benvenuto Cellini's Perseus and The Rape of the Sabines by Gian Bologna. Allora, se segui la popolosa, l'animata Via dei Calzaiuoli a sud del Duomo, presto raggiungerai Piazza della Signoria. Qui si innalza Palazzo Vecchio, nel municipio di Firenze. Nel cuore della vita politica e sociale di Firenze per secoli, Palazzo Vecchio o Palazzo della Signoria è un esempio impressionante, quindi bellissimo, di un luogo pubblico medievale datato a partire dal tardo XIII secolo, però ha una parte interna rinascimentale che è in completo contrasto con la parte esterna.
Le statue della piazza, alcune delle quali sono delle copie, commemorano i principali eventi storici di Firenze. Per esempio, la Fontana di Nettuno, 1575, con la divinità romana circondata da ninfe dell'acqua commemora le vittorie navali toscane. Tuttavia, l'evento più famoso che viene celebrato da una semplice placca che si trova sul pavimento, una semplice lastra che si trova sul pavimento, scusate, una semplice piastra che troviamo sul marciapiede. Vicino alla loggia, e cioè una placca che celebra l'uccisione, execution, del leader religioso Giacomo Savonarola che venne bruciato a rogo. Chi affianca la piazza è la loggia dei Lanzi del XIV secolo. Nella quale troviamo statue rinomate in tutto il mondo, come ad esempio il Perseo di Benvenuto Cellini e il Ratto delle Sabine di Giambologna. Bene, questo è quanto per quanto riguarda la prima parte su Firenze. Nella prossima lezione completeremo la spiegazione. Grazie per aver seguito questa spiegazione e ci vediamo nella prossima video lezione.